Il Festival Reggio Live Fest continua a mietere successi come quello dello scorso sabato, firmato da Max Gazzè e la Reggio Orchestra, un concerto che per oltre due ore ha attirato e reso partecipe sul lungomare di Reggio Calabria un vasto pubblico di circa 10.000 persone che ha apprezzato la carrellata dei brani che hanno reso famoso l'artista romano a livello internazionale. Anche a Reggio Max Gazzè ha voluto dar vita al suo ultimo progetto musicale, Musiche Loci, inserendo nel repertorio canzoni e musica del territorio, come Mo Votu e Merre Votu su Speranno, con la quale ha aperto il concerto, per poi inserire nell'arrangiamento di alcune sue canzoni strumenti della nostra terra, come la lira, la zampogna e il tamburello. Nella fase conclusiva della serata, insieme ad un mix di luci e suoni, arrivano anche gli arrangiamenti della tarantella calabrese. Al termine dell'evento lo abbiamo raggiunto nel suo camerino e lo abbiamo ascoltato ai microfoni di Telemia. Allora, intanto è stato un tour quest'estate fantastico, ma veramente bello, con dei musicisti straordinari, quindi ecco, in questo caso i musicisti della Calabria Orchestra sono dei musicisti, a parte delle persone meravigliose, ma anche dei musicisti veramente eccellenti. Ci troviamo molto bene, sono un musicista, a parte cantante, quindi condividere il palco con dei musicisti con cui si può dialogare, si può fare musica, si può interagire, improvvisare e gioire anche nei momenti in cui le cose prendono una forma anche più inaspettata, improvvisazioni, dinamiche, sono tutte cose che esistono solo quando si vedono i concerti dal vivo. E con loro, con questi musicisti eccellenti, si riesce veramente a dialogare e fare raccontarci delle cose molto interessanti. Detto ciò, questo tour si chiama Musiche Loci, quindi musiche dei luoghi, e quindi sì, l'ho fatto in Calabria, ma non solo in Calabria, anche con la Calabria Orchestra siamo andati anche in Sicilia, in Campania, e poi ci sono state anche altre orchestre, l'orchestra del Saltarello abruzzese, l'orchestra di Mirko Casadei, quindi con il Liscio, insomma, quindi è stata una bella esperienza anche vedere la vestizione di questi brani. Quindi sono dei brani che sono riarrangiati per occasione. Ecco, voglio citare il maestro Checco Pallone, che è l'arrangiatore della Calabria Orchestra. Lui è veramente un musicista, non lo so come dire, è un genio. È un musicista che fa degli arrangiamenti incredibili, per cui sono ben felice di suonare questa sera qui a Reggio Calabria con loro. È uno degli ultimi concerti che facciamo e credo che sia l'ultimo questa sera per quest'estate, poi ci rivedremo a dicembre all'auditorium dove faremo un concerto tutto particolare. Sono andato oltre un minuto e mezzo, però non fa niente. Detto ciò, basta, voglio condividere questa gioia di suonare qui a Reggio Calabria con la Calabria Orchestra, è una gioia. Grazie.